Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi qui sul mio canale, io sono Gigi e questo è Io Robby. Nonostante la mia continua rimozione di rifiuti dalle campagne, il fenomeno non si placa. Ho installato delle fototrappole, ma ho deciso di fare la recinzione. Quindi realizziamo un progettino, vediamo di cosa avremo bisogno per realizzare la recinzione e mettiamoci a lavoro. Prendiamo carta e penna, cominciamo a progettare. Io ho un suolo, una campagna, lunga 20 metri, con a destra un vialetto per la discesa dei mezzi e a sinistra una piccola rientranza dove parcheggio la macchina. Cosa voglio fare quindi? Voglio andare a realizzare la recinzione frontalmente il mio pezzo di terra e andare a recintare anche i primi 2 metri, 2 metri e mezzo, sia della discesa dei mezzi sia dove vado a parcheggiare il veicolo. Quindi 2,5 cm qui e 2,5 cm qui. Ora andiamo a fare i primi calcoli. Per realizzare quindi 25 metri di recinzione avremo bisogno di un palo ogni 2 metri, 2 metri e mezzo, quindi un palo che andrà a sorreggere la nostra rete, quindi vado a tracciare ovviamente gli angoli, il palo iniziale e il palo finale della nostra recinzione e poi su questi metri lineari andrò a distribuire ogni 2 metri e mezzo circa un palo. Qui, qui. Perfetto, quindi il primo dato che abbiamo è che ci serviranno 11 pali per sorreggere 25 metri di recinzione. Io ne acquisterò 12 per essere più tranquillo. Quindi 12 pali. Ogni volta che andiamo a realizzare una recinzione di questa grandezza abbiamo per forza bisogno delle saette. Le saette cosa sono? Sono dei pali ausiliari che andranno ad aiutare a sorreggere il peso, la trazione dei pali, sia quello iniziale che quello finale, e di ogni cambio direzione. Quindi andrò ad inserire una saetta qui, indico le saette con delle frecce, in questa direzione. Andrò ad inserire una saetta qui, in quest'altra direzione. Andrò ad inserire una saetta qui, che appunto terrà ben tesa la rete e sorreggerà il palo del cambio direzione. E l'ultima saetta sarà inserita qui. In questo modo avremo che questo palo e questo palo tenderanno a stare sempre dritti verso l'interno della campagna e questi due invece saranno ben tenuti saldi ai lati estremi. Ci serviranno 4 saette. Io ne prenderò 2 in più in quanto essendo di 20 metri la recinzione non vorrei che qualche palo cominciasse a cedere, quindi magari proverò ad inserire qualche saetta nei pali intermedi. Ma questo è facoltativo. Fatto quindi il progetto, cominciamo a pensare quanto deve essere alta la mia recinzione. Io devo difendere la mia campagna dal lancio abusivo di sacchetti di spazzatura, quindi 1,5 metri andrà più che bene. Quindi andrò a prendere i pali da 2 metri di altezza. 2 metri perché? Perché i primi 40-50 cm saranno inseriti all'interno della terra, quindi appunto avremo bisogno di almeno 1,5 metri esterno dal terreno stesso. Per i pali saranno ovviamente scavate delle buche, saranno fissati con del cemento, magari cemento armato, qualche tondino in ferro posto alla base se si riesce, e saranno posizionati come dicevo prima ogni 2 metri, 2,5 metri, quindi 12 pali da 2 metri. La rete a questo punto sarà una rete da 1,50 m di altezza e ovviamente me ne serviranno 25 metri, quindi 25 metri di rete. A questo si aggiunge ovviamente il fil di ferro per realizzare la struttura, quindi appunto per mettere poi ben salda la rete, quindi sicuro ci serviranno 50 metri per realizzare la recinzione, ma ovviamente io ne prenderò di più, quindi ne prenderò 100 metri di filo, perché ci tornerà utile se vogliamo fare il terzo filo di sostegno, e poi ovviamente ci servirà per mettere ben salda la rete al palo e la struttura, quindi avremo bisogno sicuro di 100 metri. E ancora, per avere una struttura robusta e solida ci serviranno i tendifilo. Tendifilo che per 25 metri di recinzione sono fondamentali. Per tutto il materiale che mi servirà per realizzare la recinzione ho deciso di affidarmi all'azienda Elsa Metallurgica. Questa azienda l'ho trovata semplicemente cercando su Google, è un'azienda appunto del settore e quindi comprerò tutto da lei. Anzi, già che ci siamo, vediamo un po'. Quindi, dicevo, 12 pali, 4 o 6 saette, rete a maglia sciolta, filo, tirantini, penso ci sia tutto.